professor Manzo, al quale chiediamo la lezione di oggi. Mi pare che riguardasse appunto l'allenamento. Bisogna allenarsi, ragazzi. Un calciatore quando riesce a far gol? Quando è molto allenato. Allora anche voi, se volete fare strada e carriera in questo settore, vi dovete allenare molto, applicare molto. E il professor Manzo stava facendo vedere dei trucchi da imparare per poter partecipare appunto a questi concorsi. Vogliamo far vedere qualcosa? Intanto ringrazio Lucio Carli e l'AIBES per essere venuti, che ci fa sempre piacere, perché come abbiamo detto noi amiamo il confronto come Scuola Berghiera con le associazioni di categoria, e magari ci darà anche qualche consiglio dopo per il concorso. Più che trucchi, stavamo insistendo con le tecniche di base di miscelazione. Per l'esercitazione chiamiamo Davide Romagnani e faremo un Bacardi. Così vediamo anche come, non soltanto ripetiamo intanto la ricetta, perché i cocktail da sapere sono diversi e sono, come giustamente ha detto Lucio Carli, sono dell'IBA, quindi usiamo delle ricette codificate, ma soprattutto stavamo vedendo anche i movimenti base. Per esempio in questo momento sta raffreddando la coppetta cocktail, e poi si raffredda anche l'altro strumento per miscelare, che è il Boston Shaker, che è formato da due pezzi, una parte in vetro e una in acciaio. Ecco, questi passaggi sono assolutamente fondamentali, non si può prescindere. Intanto perché il cocktail deve essere servito freddo. Provate ad assaggiare un martini a temperatura ambiente e vedrete il risultato. E poi perché comunque sono errori tecnici se non vengono fatti. In questo caso sta raffreddando. E quindi se fosse un concorso i ragazzi verrebbero immediatamente eliminati per questi errori, oppure penalizzati. Penalizzati. Sì. Poi un altro movimento è quello di prendere la bottiglia correttamente, di stare comunque sempre dritti e di versare gli ingredienti, in questo caso senza il misurino, perché la bravura sta anche qua, ormai uno deve aver acquisito mentalmente il versaggio. Il Bacardi è fatto con 4,5 cl di white rum Bacardi, di rum Bacardi chiaro. Poi abbiamo il succo di limone o lime, in realtà dovrebbe essere succo di lime, 2 cl, e poi abbiamo lo sciroppo di granatina, che gli dà questo bel colore rosa fucsia, diciamo così. È un cocktail alcolico? Sì, è un cocktail alcolico perché l'ingrediente, appunto il rum, è un distillato alcolico. Adesso vediamo esattamente il movimento. Ora sta facendo un'altra cosa corretta sempre da fare, scolare l'acqua, perché se ci troviamo davanti con del ghiaccio che si scioglie facilmente, magari per tanti motivi, va comunque sempre scolata l'acqua, altrimenti si rischia di annacquare il cocktail. Vediamo quindi esattamente i movimenti per shakerare il cocktail. Esatto, in questo momento da notare che la parte di vetro era verso il barman, non si fa mai verso il cliente. Poi si shakera vigorosamente, perché c'è in particolar modo sia il succo ma soprattutto il sciroppo di granatina, che ha un peso specifico diverso e quindi ha bisogno di essere sbattuto, agitato, shakerato, e poi lo versiamo. Professore, facciamo valutare al nostro ospite per avere un giudizio sul lavoro svolto dal ragazzo. Bene. Anche correttamente tutto. Bene. Ecco fatto. Allora, i movimenti, intanto mi avvicino, erano corretti o c'è da dare qualche suggerimento in più? Allora, lavorato benissimo tecnicamente. Se mi posso permettere una piccola cosa, visto che quando noi togliamo la parte di vetro, cerchiamo mai di togliere in questo modo. Non è corretto. Si toglie nel modo più semplice. Un unico movimento. Questo non è corretto. Movimento pulito, quindi, se no sta male. Diciamo a livello, diciamo, di lavoro, poi in una competizione professionale possono essere giudicate queste cose qua. Certo, magari sono sottigliezze, ma invece sono importanti. Sono importanti. Diciamo, finché sei magari in una scuola alberghiera, però se uno vuole fare delle competizioni importanti, questi movimenti sono. Allora. Scusi, volevo dire che ha lavorato molto bene, è stato preciso con le dosi. Complimenti, bravo. Bravo. E se vogliamo quantificare in un voto, cosa potremmo dare? Ma un 8, chiaramente. Un 8, bravissimo. Allora, assaggiamo il cocktail. E sentiamo anche al palato, il sapore, se è valido. Ma direi ben equilibrato, anche dal colore è un colore giusto, leggermente rosa. Le percentuali ho visto, quelle che ha messo, quindi direi che ha rispettato pienamente la ricetta. È raffreddato al punto giusto? Perfetto.
Perfetto, e allora complimenti al nostro studente. Davide, volevi chiedere qualcosa? Sì, volevo dire l'ultimo cocktail è entrato nell'IBA, il Lady Boy, da chi è stato inventato? Beh, diciamo questo cocktail qui ora ufficialmente proprio probabilmente rientrerà in quelli che sono i drink nuovamente presentati a novembre. Diciamo che se non vado errato è stato inventato in un periodo durante la guerra in Iraq da due giornalisti, dovrebbe essere a base di, anzi è a base di crema di whisky e di brandy. Quindi legato anche a un momento particolare, anche drammatico. Particolare drammatico durante la guerra in ricordo di un giornalista che è morto. Lista che era defunto. Grazie. Volevo dire alcune cose, se vi può interessare magari anche parlare di quelle che sono alcune tipologie di tendenza di lavoro nuovo, perché noi conosciamo tutte queste metodologie che sono il classico lavoro nel mixiglass, quindi con prodotti a base di vino che vanno soltanto raffreddati, tecniche che sono quelle di shakerare, tecniche del blend, però in realtà ci sono anche molte altre tecniche che vengono dagli Stati Uniti o da altri paesi, che magari tanti giovani non conoscono, ma in realtà esistono. Quindi la ricerca è sempre molto viva. Esatto, sempre molto molto viva, e si cerca sempre di sperimentare nuove cose, nuove idee. Ecco. Per citare... Bisogna essere, penso, come in tutte le attività professionali, molto aggiornati, e anzi, semmai un pochino più avanti. Come volete, se volete vi posso accennare qualcosa che sta andando per esempio a livello internazionale. Molto in sintesi, diamo qualche input. Tipo tecniche double strain con doppio filtraggio per lavorare con dei prodotti molto piccoli che possono passare dallo strain quando si versa, quindi con doppio collino, tecniche di miscelazione a base di gelatina, quindi cocktail densi, tecniche a base di alcolati, per esempio messi sigari in infusione in alcol per estrarre delle sostanze. Addirittura si sperimenta anche questo. È interessante, cioè si prendono i sigari? Diciamo si prendono le varie tipologie di sigari, si toglie la prima parte di foglie, si mette in un determinato periodo in infusione in alcol, l'alcol cosa fa? È un estrattore di queste sostanze aromatiche e poi si possono per esempio creare un cocktail mattini smoked, quindi con degli aromi a base di sigaro. Ecco. È veramente interessante, grazie ancora. E adesso...